Per trattare la spalla è importante iniziare dal trattamento della cervicale. Questo vale sia a livello articolatorio sia a livello muscolare. C'è una stretta correlazione fra la cervicale e la spalla. Per la spalla libero tutti quanti i muscoli che intervengono direttamente, quindi la cuffia dei rotatori, il capo lungo del bicipite, il deltoide, il trapezio, e poi entro a lavorare nelle varie strutture come la gabbia toracica, lo sterno, la scapola stessa ed infine il diaframma, per le differenti pressioni che ci sono tra l'addome e il torace. La valutazione successiva al trattamento di Veronica ha messo in evidenza come lei sia nella condizione di continuare gli allenamenti piuttosto intensi e di poter gareggiare nel prossimo futuro. Una sua condizione di base, una scoliosi importante, ci mette nella condizione di doverla assistere e seguire con trattamenti piuttosto frequenti, ma tutto questo la metterà comunque in grado di sopportare i carichi, di allenarsi quotidianamente e di avere delle prestazioni di alto livello.